Eccoci qua. Se magari avvicino pure il microfono vi sentite, potrebbe essere utile. Ecco qua. Buon pomeriggio, Just, ben ritrovato. Io voglio andare il più avanti possibile, magari addirittura a finire sto gioco. Quanto ancora può mancare? Vedo che la poliziotta non c'è in questo arte, effettivamente. Allora, qual è l'ultimo? Questo immagino. 19, sì, è l'unico 19. Come andate ieri sera con la base? No, l'abbiamo risolta in pochissimo tempo, andando un per metà a culo e per l'altra metà ragionandoci. Ieri siamo andati lisci come l'olio, siamo arrivati alla fine del caso con pochissime interruzioni. E abbiamo salvato la bambina, tra l'altro. Che stavo facendo qua io? Ah, dobbiamo passare il tempo con Momo, con Hazuki, anzi. Il bancone di Mogano è così ben lucidato che riesco a rifletterci. Dietro ci sono, come dice, scaffali su scaffali di bottiglie. Non ho contato se Windows mi ha fatto lo scherzo di nuovo del microfono, un attimo. No, ok. lo so. Capita, eh. Allora, qui c'è un tavolo da scrittura, degli altri, un'altra libreria. Non è normale in un bar, ma la zia Natsumi è una scrittrice horror e qui è dove si siede per scrivere quando si trova al bar. Pizzate, cos'è questo libro? Sembra sospetto. C'era già prima sto libro? Che libro è? In cima alla scrivania c'è un vecchio libro rilegato con corda. La copertina lievemente sbiadita è rosso scarlatto, tranne per un rettangolo bianco con il datore e il titolo. E sarà quel tizio lì, no? Esatto, Nagoshi no Gi era il libro di cui si parlava l'altra volta. Che ci fa qui uno dei libri di Giacomo Miroku? Non sarà mica perché tu avevi chiesto a tua zia tipo di raccogliere informazioni su. Così la butto lì. Non è quell'autore per bambini che hai menzionato. Lei può non saperlo perché non c'era. Quello che ammazzava le ragazzine. Eh già. Il maniaco che rapiva ragazzine e le trasformava in bambole e le lasciava nella sua villa. E Nagoshi no Gi l'ho già sentito prima. Ma dai, è vero, era zia Natsumi. Me l'ha detto al telefono prima di crollare. Sono andato da Miroku, ho cercato tra le sue vecchie opere e fa parte di Nagoshi no Gi, il regno dei morti. Il motivo per cui Miroku, insomma, uccideva quelle ragazze, il suo rapporto con Kaguya, se leggerò questo potrei scoprirlo. Una cosa che non, a cui non si è abituato a fare, che non si è abituato a fare, Pizzaid, leggere. Nagoshi no Gi è una storia breve con un certo uomo come protagonista. Per generazioni la famiglia dell'uomo eseguiva un rito chiamato Nagoshi no Gi. Il rito doveva sigillare uno spirito che ha chiamato Kaguya a forma di bambola, ma guarda un po'. Kaguya giocava con le persone umane utilizzando vari giochi e rubava le loro vite e le loro coscienze. Ma l'antenato dell'uomo, che era un medium, catturò Kaguya e la sigillò in un certo luogo, all'interno di uno specchio in un mondo noto come il Regno dei Morti. Vabbè, quindi tutto conferma ciò che già sapevamo. Il Nagoshi no Gi è un rito cerimoniale utilizzato per tenere Kaguya intrappolata nello specchio. Quando una bambola speciale, che abbiamo trovato noi una bambola, abbiamo trovato una bambolina di Kaguya. Buonasera, Spawn, nel baule in cima alla villa dello scrittore. Quindi quando una bambola speciale ricolma di potere spirituale viene data a Kaguya come compagna di giochi, Kaguya resta soddisfatta per 10 anni, finché la bambola non si scarica la batteria.
Non hanno ancora inventato i power bank spirituali, purtroppo. Ogni 10 anni la bamba deve essere ricaricata con energia, letteralmente quello che ho detto, stavo scherzando, effettivamente. È riofferta a Kaguya. Questo era il dovere della famiglia dell'uomo che discendeva da quel medium. Dopo la morte del padre, l'uomo stava per ereditare questo rito come tradizione di famiglia. Fintanto che il rito è continuato pacificamente, Kaguya non sarebbe mai più apparsa nel mondo reale, o perlomeno così sarebbe dovuto andare. Ma l'uomo ha perso il suo potere spirituale in un incidente prima di avere degli eredi, e a causa di questo il Nagoshi Rugi non è stato eseguito. Se il sigillo di Kaguya venisse richiuso, se il sigillo di Kaguya era stato richiuso, ci sarebbero state molte vittime. Forse da dire, non fosse stato richiuso. L'uomo era legato al dal dovere e inventò un metodo alternativo. Ah, quindi stai dicendo che quello che ha fatto lui, facendo insomma delle scelte drastiche per trovare qualcosa che sostituisse i suoi poteri perduti. Il Nagoshi no Gi da lui inventato consisteva nel prendere le ragazze viventi, trasformarle in bambole e offrirle a Kaguya nel regno dei morti. Ah, quindi questo faceva, lo scrittore. Ah, io gioco un filo troppo alto, ma non l'ho cambiato da ieri sera, com'è possibile, è più alto? È la musica che si nota, probabilmente. È lo stesso volume di ieri sera. Pari pari, non ho cambiato una mazza. Meno che non si senta ancora la musichina sotto di... È nel verde, non va manco nel giallo. Basta un po', tanto per. Come l'uomo sperava, Kaguya era, insomma, fu felice e restò nello specchio. Ah, quindi funzionava questo metodo orripilante, funzionava come. Forse il volume è un po' più alto delle altre musiche, può essere. Però io finché non vedo la barra del volume. Cioè la voce mia sballa, la voce mia è troppo alta probabilmente. Però il gioco non sembra. Che il microfono va nel rosso. Abbassiamo un po' pure questo. Ciononostante, l'uomo ha continuato a fare il suo dovere. Perché quello era il destino di chi era nato nella sua famiglia. Ok, quindi Miroku quindi aveva effettivamente uno scopo nobile, diciamo. Però aveva inventato un sistema un po', insomma, un po' macabro. Dopo quella parte ho dovuto interrompere, pensando al bizzarro rituale descritto nel libro. Se non è solo un'invenzione, si basava sulla realtà. Allora, gli omicidi di Miroku sono stati compiuti per sigillare Kakui, eh? Una volta ogni 10 anni Miroku uccideva una ragazza, si trova pure che ogni 10 anni. La trasformava in bambola per offrirla, insomma, per mantenere chiuso il sigillo. Ma poi è morto e ora Kakuya è libera. Non so esattamente cosa sia accaduto, ma il sigillo deve essersi infranto. E perché il suo cadavere era quella cosa orribile con tutte le braccia delle ragazzine montate addosso? Continuo a leggere e trovo dei dettagli sul rito e il regno dei morti. Una parte dice: se Kakuya apre una via per il regno dei morti in uno specchio, può essere riaperta, vabbè, unendo gli specchi. E l'abbiamo fatto. Leggo fino alla fine, ma non c'è altro che sembri particolarmente utile. Non mi dice nemmeno cosa vuol dire NG. Cacchio vorrà dire NG? Nagoshi no Gi, no, però è troppo facile. Chiudo il libro e lo rimetto nello scaffale. È una reazione naturale un libro del genere. Eccola. Scusate il ritardo, mi aspetto grandi notizie da voi oggi. Allora, per voi oggi. Ma tu sei? Ah, quindi lei è la signorina Oe? Pizzi ne ha parlato di lei. Piacere di conoscerla, sono Kaoru Hazuki. Sì, ti conosco. Banana Kuruse. Questa, vince, fino alla fine del gioco, vince comunque come espressione migliore di tutto il gioco. Cioè, la faccia schifata sua è imbattibile. No, no, è Momo, non banana. Ma aspetta, come fai a saperlo? Passiamo al tu direttamente, non prendiamo troppo tempo. Non sottovalutare la polizia, signorinella. Prima di arrestare Pizzide, ho indagato sulle persone che lo circondano.
Sai, abbiamo dei clienti. Ami esce dalla stanza in cui dormiva e il rumore, insomma, l'ha svegliata. Guarda Owe con curiosità perché non si sono mai incontrati prima. Oh, quindi tu sei Ami? Tuo fratello mi ha detto tutto, sono felice che tu stia bene. Non ti senti strana, qualcosa del genere? No, sto bene. Sono solo un po' stanca e sonnacchiosa. Ah sì? Potresti soffrire da una lieve disautonomia dopo quello che hai passato. E il pizzaio dovresti portarla in ospedale. Posso organizzare un appuntamento per lei. Non mi sembra una cattiva idea, oggettivamente. Non preoccupatevi tanto, sto bene, davvero. Non fare così, Ami. Fallo per noi, ok? Sì, ok. Andrò a fare una visita solo per voi. Allora, è deciso. Muoviamoci prima che smettano di accogliere nuovi pazienti. Pizzide, gli hai già detto di Natsumi? Invece lei è orribile, con sto occhio chiuso e occhio aperto. Sì, gliel'ho detto. Già? Allora, già che ci siamo, andiamo a trovare anche lei. Sono sicuro che sarà sollevata di sapere che Ami è andata a trovarla. Sì. Di giornata di ospedale questa. Lasciamo tutti il bar. Oh, ci conduce direttamente all'ospedale dove si trova zia Natsumi. Ma perché fa questo effetto mo nel testo ogni tanto sparato che non l'ho mai fatto prima? Dopo averla visitata, Ami insomma, si sottopone all'esame, ai suoi esami. Decidono di tenerla all'ospedale per la notte. Ho molta paura di questa cosa. Ma guarda! Questo è nuovo. Cosa giusta, ma sta cosa che si sfasa la dimensione. Quella notte, chiusa l'orario di visita all'ospedale, torniamo alla stazione di Kissoji. C'è una brezza piacevole che soffia per l'aria. È fresca e, insomma, è gradevole. Hai paura? Sei preoccupato per Ami, Pizzide? Ho chiamato per controllare che la stanza dell'ospedale non avesse specchi e c'è un'infermiera che le fa la guardia. Starà bene, ok? Se può entrare solo dagli specchi, allora sì. Non mi piace, come dire, togliere gli occhi da addosso, ma probabilmente starà bene per ora. Se Kaguya vuole rapirla di nuovo, dovrà prima giocare di nuovo, insomma, inventarsi un altro gioco. Se sei così preoccupato per lei, la puoi andare a trovare in mattinata domani. Comunque vado a casa, domani sarà una giornata impegnativa e voglio dormire. Andrò a vedere un ricercatore, come si dice, della scientifica e verificherò il rapporto sulla causa dell'incendio. Quello, insomma, quello di Killer Peach, ok. Fammi sapere se trovi qualcosa. Non dovremmo mostrare dei materiali delle indagini agli sconosciuti. Ma davvero mo ti metti a fare insomma la precisina adesso? Hai ragione, ti contatto domani, ci vediamo. Oh, e sparisce in direzione dei varchi. Sta cosa mi sta facendo irritare però. Niente, non si aggiusta manco alt e tab. Vai, tutto è sto gioco ultimamente. Dove è andata Zughi? Era qui un secondo fa. La vado a cercare. Ah, devo cercarla qua, in questa stanza. Where is Waldo? È nascosta benissimo. È alla polizia? I poliziotti stanno rispondendo al telefono. Devo muovermi prima insomma, che mi vedano. Ok. Questa è la stazione. È andata lì? Orribile. Azuki si dirige verso di me da lì. Ok. Oh, Owe, se n'è andata? Non ho fatto in tempo a salutarlo. Che facevi? L'agenzia si è accorta che sono scappata. Mi ha chiamato il capo, quindi mi sono chiesto scusa e gli ho tirato delle maledizioni, o insomma io delle parolacce. Andrà tutto bene? Andrà tutto bene. Lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tutto l'anno, quindi
Non possono avercela con me se, faccio, se prendo una pausa di tanto in tanto. Ma con questo atteggiamento finisce che ti licenziano. Non possono farlo. Momo Kouroussai è l'idol più popolare che hanno. Sì, ma che ne sai del futuro? Momo Kouroussai sta scalando le classifiche in questo momento. Con il bug dell'anno 2000 le persone sono interessate all'occulto e a queste, alle cose tipo le... Così dice le previsioni di fine del mondo. Ma tu non sei interessata all'occulto solo per lavoro, vero? Sì, sono sempre stata interessata all'occulto. È iniziato quando avevo 6 anni e ho visto un leggendario serpente Tsuchinoko nel cortile. Bugiarda. Te lo dico, ne ho visto uno. Dopo di quello mi sono interessata ai criptidi, agli alieni, ai poteri psichici, eccetera, eccetera. Le leggende metropolitane vanno di moda adesso, però. Oh, giusto, ho una leggenda da indagare. Vuoi aiutarmi, Pizzaid? Ma sì, dai, che mi sei mancata un po'. D'accordo, andiamo direttamente sul posto. Emozionata, Azuki mi trascina via dalla stazione e di nuovo ci dirigiamo in direzione del mio appartamento, ma prendiamo una strada diversa. Penso di essere già passato di qua in precedenza. Ah, come no, dove c'era il cimitero della tizia. Niente, dobbiamo giocare così. Beh. Arriviamo finalmente a un cimitero che ci è familiare. Mi aspetto che un fantasma faccia la sua apparizione da un momento all'altro. Ok, ci siamo. Già che ci siamo, salutiamo Yuri. Voglio dirle che Amy è tornata. È bravo, è carino. Ci avviciniamo, ci addentriamo nel cimitero al crepuscolo. Quando arriviamo alla tomba di Yuki Takamura, seguo l'esempio di Azuki e insomma, faccio il segno di preghiera. Yuri, ho mantenuto la promessa. Ami è tornata. Ok, dovrebbe bastare. Ora indaghiamo la leggenda metropolitana. Eccoci qua. こちらクルセモモ、あなたの背後霊は今日も元気にしてる？Questa ragazza ha tutti i gusti molto comuni, assolutamente. È l'idol dell'occulto, non per niente. Ok, ci dobbiamo riconciare come Momo, per quale motivo? Questo è un compito più adatto a Momo. Sì, vabbè, fa come ti pare. Quindi c'è qualcosa in quel cimitero? No, il cimitero non c'entra. Il mio obiettivo è il distributore. Il distributore? Sembra un distributore normale. In effetti quel distributore è protagonista di strane voci spaventose. Ah, eccolo qua. Questo è molto goblin, stavolta, cioè, questa musichina qua mi fa troppo Suspiria. Ci manca solo il coro. 3 anni fa una ragazzina ha perso il suo fidanzato in un incidente, quindi è andata sul posto dove è morto. Per uccidersi con un veleno in polvere. Romeo e Giulietta, eh. Per bere il veleno, comprò una bibita dal distributore. Ma ha avuto fortuna, fondamentalmente il distributore gli ha dato una seconda bibita in omaggio. Tranne che era sprecata su una ragazza che aveva già deciso di uccidersi. Ha bevuto il veleno e si è uccisa. Dopo di ciò ha cominciato a circolare una strana voce sul distributore. Si dice che se bevi la seconda bibita gratis che ricevi quando... Ma c'è veramente un meccanismo di jackpot nei distributori giapponesi per cui ogni tanto ti vinci un'altra bibita? O è un modo di dire per dire che quando c'hai fortuna muori? E in effetti una volta una coppia ha comprato delle bibite, ha preso il jackpot e nell'istante in cui l'uomo ha bevuto la seconda bibita ha tossito sangue ed è morto a quanto pare. E il cadavere di quell'uomo aveva in circolo lo stesso veleno che ha usato la ragazza. Così dice la voce. Quindi stanotte voglio vedere se è vero. Non ho notato l'ultima volta che ho bevuto da qui, ma a quanto pare ha una funzione jackpot. Ah, quindi sì. Quindi veramente ci sono i distributori tipo slot machine? Questo mi manca. Ma c'è un problema. Sarebbe. Ci hanno provato in molti e nessuno ha mai preso il jackpot. Un eroe ha addirittura speso 10.000 yen nel tentativo. Che idiota. Come
mi è venuta un'idea. Poiché forse deve essere una coppia a comprare le bevande per avere il jackpot. È vero che la vittima l'ha fatto con la sua fidanzata e il fantasma della ragazza sta infestando il distributore. Forse si ingelosisce delle coppie felici e regala una bevanda avvelenata, diciamo, maledetta. Momo, però, onestamente, se tutto sto casino che volevi un appuntamento, potevamo spiegarcela in maniera un po' più pratica. Però, se ti sei inventata tutta sta storia, questa cosa. Sì, sembra proprio il comportamento di uno spirito vendicativo. Allora, Pizzaed, vuoi fare finta di essere il mio fidanzato per indagare? Ma sì, ormai all in con Momo. A quanto pare sei interessato anche tu a scoprire la verità dietro questa leggenda metropolitana. D'accordo, iniziamo le indagini? Ok, Pizzaed. Dopo che ci avvicineremo al distributore, devi agire come se fossimo una coppia. La musica comincia a diventare adatta. Azuki si avvia davanti a me. Ah, mamma mia, in cosa mi sono cacciato? E il gioco si sbanana. Dipende da me se voglio farla seriamente, sta cosa. Se fallirò, vorrà dire che l'indagine era una, insomma, andrà a ramengo e Azuki resterà delusa. Non è un granché, ma faccio quello che farò. Farò quello che serve. Madonna, sa che fastidio. Appena possiamo salvare, provo a ricaricare per capire se è un problema di qualche cosa che mi sfugge o se è proprio il gioco che qua è bugato. No, già, lo sto dicendo, non è normale per niente, lo sta facendo solo stavolta. Appena possiamo salvare, provo a uscire e rientrare. Recupero Azuki, le tengo la mano e ci avviciniamo al distributore. Ehi, Tony, ho sete. Azuki parla con, come dire, con voce suadente. Non ho mai sentito parlarmi così. È un idol dopo tutto, quindi insomma è abituata a fare. Ok, come rispondo? Addirittura. Vuoi da bere, tesoro? Kaoru? No, devo inventare un altro nome. Perché Kaoru? Ah, perché il nome? Troppo poco è vero amichevole. Non ci ho pensato. Mi ho dimenticato che lei si chiama Kaoru di nome, pensavo fosse un nome di un'altra ragazza. Non benissimo. È molto tranquillo qui, sì. La gente normale non viene qui nel mezzo della notte. Quindi non c'è nessuno che ci guarda. Potresti approfittarne. Comincia ad appoggiarsi a me. Vabbè, dobbiamo fare fidanzato. Troppo! E che cazzo! Devo abbracciarla soltanto lo sguardo. Mi sono allargato troppo. Vabbè, lei è urlata e scappata. Mi hai sorpreso. Hai esagerato, vabbè, non è andata benissimo. No, la rifacciamo questa. Così approfitto. Però abbiamo salvato un secolo fa, maledizione. In realtà si skippa in un secondo. Non c'ero con la testa perché stavo pensando a sta cosa del bug, quindi. Allora, non è successo niente, mi sono skippato un sacco di dialoghi. Usciamo un attimo. E ricarichiamo. Cioè, dobbiamo giocare meglio sta cosa con Azuki. Chiaramente è una roba che non succede niente di gioco, probabilmente, ma ci sarà qualche svolta di trama, probabilmente. Vediamo. Eh sì, ancora quel salvataggio lì. Allora, facciamo subito, leggiamo il libro. Campionato mondiale di tasto premuto, purtroppo non posso tenerlo premuto e la funzione auto è lentissima.
Potevo salvare però dopo sta sezione qua, o non c'è proprio verso. Da qui è tutta una via diretta, fino all'ospedale. E poi tutta la parte dopo. No, cretino, potevo salvare la stazione prima mentre cercavo lei. Lì non l'ho salvato, Ci ho pensato. Lo facciamo adesso. Non mi aspettavo sta appuntamento romantico a tradimento. Bambini in ospedale, ci siamo quasi. Ci siamo, quasi può salvare. Mannaggia a me che non l'ho fatto. Poi ci siamo già tornati al punto di prima. In chat è entrato un bot che si chiama Host Me Raffle, quindi sono sicuro che è un bot, che non è un bot, è una vera persona che si chiama Host Me Raffle. Allora, devo sbagliare adesso. Chiamiamola per nome, abbracciamola alla spalla senza fare troppi mai rattusi. Sentiamo tutta la storia della bevanda inventata, che secondo me è chiaramente una minchiata. Ma questa è la sua idea di appuntamento romantico, probabilmente. Guarda, non si è più sballata la risoluzione, quindi ci doveva essere qualcosa prima che era andato storto. Beh, quanto ci abbiamo messo per tornare qua, dai? 5 minuti. Potrebbe essere ancora più veloce lo skip, potrebbe skippare prima che finisce di scrivere la frase, quello non si può fare.
Anche io, Kaoru. Vero. Azuki sorride. Ehi, Tony, qua tutto si... Non c'è nessuno, approfittane. Noi la abbracciamo con alle spalle. Ne metto il braccio attorno alla spalla e le do, insomma, un abbraccio amichevole. Azuki sembra felice tra le mie braccia. Ma mi stai dicendo che c'è veramente il fantasma? Non se l'ha inventata per la... Si allontana da me e si guarda intorno. Cos'era quel rumore? Qualcosa veniva dal cimitero. Non sarà mica un fantasma? Non preoccuparti, ci penso io, sono il tuo fidanzato che ti protegge. L'abbiamo beccata. Oh, scusa. Devo concentrarci sull'appuntamento, eh? Ah, ritorna in parte, ritornata in parte. Grazie, Tony. Chi è il citofono a quest'ora? Scusate. Allora. Mi dice se doveva venire l'omino del comune per il censimento di sabato pomeriggio. Vabbè, ci siamo tolti il pensiero almeno, dai. Dicevamo, che stiamo facendo? L'appuntamento galante, giusto. Grazie, Tony. Abbiamo vinto l'appuntamento. Possiamo cantare quando viene appuntamento. Ce ne stiamo vicino al distributore per un po' e facciamo finta di stare assieme. No, Brusi, mi era arrivato l'omino del comune per il censimento. L'omino dell'Istat mandato dal comune per il censimento. Poiché gli avevo già dato buca un paio di volte, non mi sono sentito tanto poveraccio di mandarlo a quel paese. E mi sono tolto il pensiero. In realtà doveva venire tipo il mese scorso, poi non so perché non è passato lui, non mi ha trovato a me. È avuto già una volta per sbaglio quando è stato tipo un pomeriggio che io non potevo, stavo uscendo praticamente. Muove, facciamo sta cosa, tanto ci è voluto poco però. Pensavo fosse una roba più lunga. Vabbè, abbiamo fatto l'appuntamento galante con Momo, ma poi... Vuoi qualcosa da bere, Kaoru? Glielo stiamo chiedendo sul serio? Quello che prendi tu, Tony. D'accordo, prendo qualcosa. Oh, siamo ancora in parte, siamo ancora in parte. Siamo ancora in parte, ok. Questa è musichina da dating sim invece, c'era un po' tu. C'è quella da porno anni 70, da film horror con dei gogol, con la sono dei goblin, questa che è un po' da... mi dirigo al distributore e ci infilzo un po' di monetine. Premo il pulsante per un energy drink a caso. E dopo che è caduta la lattina, il pannello accanto alla fessura dei soldi comincia a lampeggiare. 777? Jackpot a 477. Sta cosa che ci sono le slot machine nei distributori in Giappone mi mancava. Un'altra lattina. La prendo e sembra una lattina normale di una G3. Com'è andata? Le dico che abbiamo preso il jackpot e le mostro la seconda lattina. Quindi la nostra indagine è stato uno strepitoso successo. Quel distributore è infestato. Il fatto che abbia reagito una coppia è l'unica prova di cui avevamo bisogno. Yeah! Comincia a esaltarsi. Ma forse l'abbiamo presa a caso, è stata questione di fortuna. Che faccio con la seconda lattina? Non la bere però. Allora, fossi in te non la berrei.
Stando alle voci, potresti morire. Morirò se la bevo, eh. Se la beviamo, si scopre che è una minchiata che forse lei ha organizzato apposta. Anche se. Se la butto, se la faccio bere a lei. È sgarbato. Vabbè, assecondiamo la storia, dai, buttiamo. Non mi va di rischiare. L'appoggio. Verrai maledetta. Perché? Ah, perché ho lasciato la lattina accanto al cimitero da bar. Beh, quindi abbiamo finito l'indagine? Sì, sono soddisfatta. Ed eccoci qua. Ah, vabbè, si toglie il costume. Arigato. Grazie per tutto, Tizzide. Mi sono divertita un sacco. Beh, meglio così. Mi sono persino un po' eccitata. Pensavo di essere abituata a filmare scene d'amore e cose del genere. Arrosticcio un po', che non è da lei. Beh, è stato un bel diversivo? In che senso? Vedi, se l'ha inventato apposta per farci staccare con la testa da tutte le cose che sono successe. Eri così impegnato e stressato per la faccenda di Natsume e Kaguya, eh? Pensavo che ti servisse un po' di relax. Sì, è stato un buon modo come dire, per passare il tempo. Oh, meglio così. Spero che questa follia finisca prima che finisca l'estate, prima che finiscono le vacanze estive. Ah già, ma sono le vacanze estive queste? Me ne ero completamente dimenticato. Eh sì, ha senso. I miei concerti sono in sospeso, quindi ho più tempo libero, ma altrimenti per me sarebbe lavoro ininterrotto. Mi piace il mio lavoro, quindi va bene così, ma ci sono parte della vita di una, insomma, di una normale, un studente normale che invidio molto. Immagino sia perché la mia realtà personale è stata sconvolta di recente, ma cose come le vacanze estive e la scuola, che sono normali per tutti quanti, mi sembrano completamente aliene. Quando tutto ciò sarà finito, riuscirò mai a tornare alla mia vecchia vita? D'accordo, io vado. Ci vediamo domani pomeriggio. Andiamo a trovare Ami assieme. Vai a casa? No, non posso farlo, l'agenzia potrebbe acchiapparmi di nuovo. Starò con la co collega anziano che mi conosce bene. O con una collega anziana. Vuoi che ti accompagni? Oh, che carino. Possiamo almeno fare la strada fino alla stazione. Accompagno Azuki alla stazione di Kinsoju e poi ci dirigiamo. Mi dirigo al mio appartamento. Che vuol dire quel ditch me? Mi ha mollato, mi ha abbandonato. Il mio appartamento ha uno specchio che si collega al Regno dei Morti. Sembra strano dormire in un posto o qualcosa del genere. Ma non volevi dormire al bar, scusami, no? Ma dopo tutto ciò che ho passato non è nulla. Sono sopravvissuto fino adesso. Non so sugli altri spiriti, ma Kakuya vuole giocare il suo gioco con me. Quindi non mi farà del male direttamente. Ecco cosa ho deciso di pensare, comunque. Mi rendo conto che è un po' una presa di posizione un po', come dire, azzardata. Mangio qualcosa, faccio una doccia calda e poi mi preparo a dormire. Penso che stanotte riuscirò finalmente a dormire come si deve. Ecco cosa succede a comprare specchi su eBay. Lo so, questo dobbiamo farlo per forza. Non succederà mai nulla tutto il gioco, lo so. La doccia l'abbiamo già fatta, lo specchio non lo voglio guardare perché c'è Kaguya lì. Beh, andiamo a dormire. Crollando sul letto, chiudo gli occhi. A sentirti senza vederti, uno potrebbe pensare che queste cose le fai tu. Ok. Sono appena reduci da un appuntamento finto con una idol mezza matta che si è inventata un distributore di bibite maledetto, quindi non so che figura ci farei. La mia coscienza si scioglie nelle tenebre rapidamente.
Mi fai salvare? Bravo ragazzo. Allora, mi vedo con Azuki a mezzogiorno e ci dirigiamo all'ospedale dove si trova Ami. Mentre Azuki le tiene compagnia e il dottore mi spiega la diagnosi. Il corpo è in perfetta salute, ma ha notato delle piccole irregolarità nelle sue onde cerebrali. Parla di onde beta o alfa, ma non riesco, insomma, non ci capisco niente. Dice che vorrebbe fare un esame più approfondito, quindi la tiene qui un'altra notte. Ami non è troppo felice, ovviamente. Più a di sera io e Azuki torniamo alla stazione di Kisoji. Quando lasciamo l'edificio, il sole estivo ci acceca fondamentalmente. Yaba. Oddio, la luce è troppo forte. Adesso capisco come si sentono i vampiri. Ah, c'è pure la goccettina di sudore qua. Pitside, fuggiamo al Black Rabbit prima di diventare un mucchietto di cenere. Ma uno normale, non ce l'abbiamo. Corriamo al Black Rabbit. Per scappare velocemente dal sole, mettiamo al massimo l'aria condizionata e passiamo la giornata bevendo e parlando di nulla. Oe torna stanotte, a quanto pare ha un verdetto su quel resoconto sull'incendio. Ok, finalmente. Quagliamo un po' però, Ciccio. È ripartito bene ieri col caso precedente, questo è rallentato. Pizzaid, Gogol, è la lunga storia, Pizzaid. In questo caso è Pizzaid. Scusami, sono in ritardo. Porta pazienza, qualcun altro ha tutti i dettagli? Ah, è Band. Ah, mi sento uno schifo. Gli uomini di mezza età come me non sono fatti per questo caldo. Ehi, Pizzaide, te la stai cavando bene. Sono sicuro che hai sentito la mia mancanza ieri. State lavorando assieme, eh? Sì, beh. Ero molto curioso su quel resoconto della causa dell'incendio. Quindi mi sono fatto raccontare già tutti i risultati. Ma grazie alla mia curiosità, ora devo fare ancora più lavoro. Io mi approfitto di chiunque sia a disposizione, dice. Apparentemente questo lavoro extra è colpa di Oe. Ecco. Quindi io e Ban ce ne andiamo. Mi sarebbe piaciuto chiacchierare un altro po', ma se non mi affretto perderò il treno. Okay. Dove diavolo vai? Ah, dove? Su un viaggio di lavoro riguardante Killer Peach? Oh, e può darti altri dettagli? Andiamo, Ban. Quindi ha proprio assunti come assistente investigatore. Era mica il citofono di nuovo. Scusate un attimo, ma il paranoico è già arrivato quello prima. Altra interruzione, scasso tutto. Sembrerebbe di no. Invece sì, porca miseria, ma che stasera. Ce la possiamo fare. L'omino del comune si era scordato il cavo del caricabatterie sopra il alla sedia qua. Torniamo a noi. Uè, GPS. No, testimoni di Geova no. Testimoni di Geova qua si limitano in genere a lasciare volantini. Che io leggo, mi ci faccio due risate.
tutto le finisce lì. A porta a porta non mi sono mai venuti, credo. Allora, Ban e Rosé scappano in fretta. Wow, hai fatto in fretta! Quella donna era Rosé? Volevo presentarmi. Beh, speriamo che vada tutto bene. Ha a che fare con Killer Peach? Che ordine gli hai dato? Prima ti devo dire un'altra cosa. Ah, Ove prende un documento familiare dalla tasca. Ok, questo è il resoconto di prima. Tieni, te lo restituisco. Insomma, uno scienziato della scientifica che controlla le parti che sono state annerite e illeggibili. Come supponevo, parla dell'incendio al. Come si dice? All'ipermercato Momoi. Tipo, infatti, è l'ultima volta che faccio la live il pomeriggio. Ma di sabato, dai, cacchio, ci voglio rompere le scatole di sabato. Però, come ho spiegato prima, sto poraccio l'ho già rimbalzato un paio di volte per un motivo o per un altro. Stavolta, cioè, non mandava. Tutto a posto, censimento, già. Solo che l'omino si era scordato il cavo del caricabatterie sulla sedia di casa mia, è dovuto è ritornato a citofonare, io ho dovuto ridare. Vabbè, torniamo a noi. Allora, parli di quella cosa di cui parlava Okayama, cioè Killer Peach nel sul registratore? Mai sentito prima. Non mi stupisce, è successo 10 anni fa. 10 anni fa. È stato quando ho visto il leggendario serpente Tsuchi no Ko e in me si è risvegliato, diciamo, la passione per l'occulto. Non può essere una coincidenza, forse è un fatto legato al karma. Impossibile. Continui, signora Ove. Di che incendio si trattava? Ove si azzittisce per un secondo e inizia a parlare con una voce, come si dice, bassa. Il dipartimento, il dipartimento, insomma, l'ipermercato di Momoi era un vecchio negozio di fronte alla stazione di Shinza. 10 anni fa è stato chiuso per un incendio. A quel punto il gruppo Sumila ha comprato, l'ha demolito e ha costruito la torre Lamun Tower sullo stesso posto. Ok. Ah, quindi sarà stato un incendio doloso per poter comprare il terreno. E Yakuza! ah, ecco qual è il collegamento. Ecco probabilmente perché il piano di un negozio di quel negozio è apparso al di fuori dell'ascensore, sì, perché ieri siamo usciti dall'ascensore e ci siamo trovati in un altro posto, ok? Deve essere un effetto soprannaturale causato da uno spirito come alla casa Miroku. L'incendio è successo al quinto piano nel dipartimento giocattoli, nel reparto giocattoli, si era capito. Ah, il reparto giocattoli ha preso fuoco? Al telegiornale ipotizzavano che insomma, un guasto elettrico alle luci lo avesse causato. Quale sia stata la causa, più di 20 persone sono morte in quell'incendio. Molte delle vittime erano famiglie. È successo poco prima di Natale e quindi erano venuti probabilmente a comprare i regali. Ci sta. È orribile. Perlomeno questo è ciò che è stato riferito all'informazione 10 anni fa. Ma non è la verità. Quel resoconto lo chiarisce appieno. Le parti annerite contenevano informazioni sulle vere cause dell'incendio e dello stato della scena. Le vere cause? Sì, sul piano alla scena dell'incidente hanno trovato tracce di gasolio! No, di benzina, che gasolio. Benzina. Quindi è stato un incendio doloso? Esattamente, le condizioni della scena non lasciano dubbi. Insomma, fondamentalmente i mezzi di informazione probabilmente hanno ricevuto informazioni false e le prove sono state insabbiate. Anche questo resoconto è stato considerato, insomma, perduto a causa di un incidente. Ora la domanda è: chi c'era dietro tutta sta storia? Probabilmente possiamo ipotizzarlo basandoci su cosa abbiamo sentito dal registratore di Okayama. Okayama stava cercando di chiedere a Noboru Ishimaru, presidente del gruppo Sumi, dell'incendio. Probabilmente sospettava la verità dietro l'incendio e il rapporto con Ishimaru. Okayama ha perso il marito e il figlio dell'incendio. Ah, ecco. Quindi si è Sky, insomma, ha cercato di incastrare Ishimaru per. Non incastrare, di
incolpare giustamente Shimaru per vendicarsi ed è stata uccisa. Mica che faccia inquietante, non avevo visto questa espressione. Se Killer Peach aveva su di sé questo resoconto, vuol dire che Okayama deve averlo trovato da qualche parte. Era membro del Parlamento, quindi devi avere insomma, delle connessioni giuste per ottenerlo. Era proprio ossessionata. Si è fatto tutto questo per avere questo resoconto, probabilmente è il tipo, insomma, da tenere questo rancore pure dopo la morte. È morta la sua famiglia dopo tutto. Non posso dire di non capire la sua insistenza di raggiungere la verità. C'è qualcosa che non mi torna però. La casa dell'incendio era, insomma, era dolosa. Hanno mai scoperto chi ha appiccato il fuoco? No, non era scritto nel rapporto, ma deve essere qualcuno con una testa, insomma, che non ci sta con la testa. Cosa te lo fa dire? Stanno al resoconto, c'era una pistola sulla scena dell'incendio, ma molte delle vittime sono bruciate a morte. Se volevano uccidere, avrebbero potuto sparare, ma invece hanno deciso di uccidere, di bruciarle. E molti dei cadaveri, insomma, carbonizzati erano incatenati l'uno con l'altro. Incatenati? E perché? Io che ne so, sai. Il resoconto elenca varie possibilità, forse per tenere ferme le vittime, perché si guardassero l'uno con l'altro. È una che sembra piuttosto occulta. Ecco, subito, occulto! Diccela, diccela! Bene, il piromane. Ah, forse stava giocando al gioco del demone Tsukuyomi. Cosa hai detto? Tsukuyomi? In effetti, non sai niente del demone Tsukuyomi? Ah, questa è la bambina che ce l'aveva detto ieri. Mai sentito prima, che cos'è? Non lo so, ma ne parlava Kakuya. Sono sicuro che l'abbia menzionato ieri Ami. Ma subito così? Sciambola? Ah, miseria. L'ora della storia. Demone Tsukuyomi, vieni qui, per favore. Non è ancora finita allora, che ti credevi? Ma stavolta è diverso. Il gioco inizia in genere quando Kakuya mi dice il nome dello spirito, ma stavolta non si è ancora mostrata. Dannazione, non ho idea di cosa succeda. Io sento la mia coscienza che svanisce istintivamente, mi tengo la testa. Che succede, Pizzaid? È la maledizione. La maledizione di Kakuya è tornata! Magi? Ma davvero, ma hai salvato Ami? Come faccio a sapere cosa vuole Kakuya? So solo che sono in serio pericolo se non faccio qualcosa su questo demone Tsukuyomi, entro oggi. Oh, già. Beh, se possiamo fare qualcosa solo riguardo lo spirito come sempre, allora dovrebbe essere tutto a posto. Signorina Owe, ci dica il demone Tsukuyomi! D'accordo. Vi racconto ciò che so. Tsukuyomi Ah, Tsukuyomi Oni. Ok. Il gioco del demone Tsukuyomi era molto popolare con gli studenti di scuole medie all'epoca. Se eseguivi un certo rituale, a quanto pare un fantasma chiamato il demone Tsukuyomi appariva e ti esaudiva ogni desiderio. Nessuno sa davvero cosa sia di preciso questo demone Tsukuyomi. Qualcuno si dice che il nome venga preso dalla. Ah, è vero, dal nome della divinità della luna giapponese, Tsukuyomi. Suco di luna. A quanto pare perché si busta solo nelle notti di luna piena, ok. Il concetto è molto simile al Kokkuri, al gioco del Kokkuri, o la tavoletta Ouija, non so come si dice. Ci pensi, dico la stessa battuta uguale l'ha fatta Giorgetti ieri. A te giudicare, non c'è giudizio nella mia affermazione, è solo un dato di fatto. Il rituale del demone Tsukuyomi va eseguito in una notte di luna piena, l'abbiamo capito. Per evocarlo hai bisogno di catene, qualcosa da bruciare e due specchi. Ok,
cosa da bruciare delle persone nel caso specifico. Prima cosa devi mettere le catene come se ti stessi circondando te stesso. L'area selezionata dalla catena si suppone che sia un altare del rituale. E appunto, Cipè, infatti io non era. Non c'era giudizio per me. Le grandi menti sono in sintonia, come si dice. Poi devi prendere l'offerta e bruciarla sull'altare. Puoi bruciare qualsiasi cosa, ma il valore deve essere proporzionale all'entità del desiderio. Ecco. Se il tuo desiderio non viene esaudito, allora vuol dire che hai bruciato cose di valore non sufficiente. Una volta acceso, insomma, una volta appiccato il fuoco all'oggetto, devi recitare un incantesimo per evocare il demone Tsukuyomi prima che bruci del tutto. Tsukuyomi Onisan. Tsukuyomi Onisan. Dozo, oide kudasai. Tsukuyomi Oni, è difficile. Tsukuyomi Oni-san, Tsukuyomi Oni-san. Non... Itte kudasai? Se ho capito bene. Ti prego, esaudisci il mio desiderio. Una volta finito l'incantesimo, c'è un'ultima cosa. Devi usare le due specchi e unirli, come sappiamo. E questo creerà un portale per il demone Tsukuyomi, immagino. Poi il demone Tsukuyomi apparirà. Ok. E questo è tutto ciò che so. Wow, mai sentito prima. Sembra che sia un fallimento come idol dell'occulto. Tra le catene e il fuoco, tutto è molto in, come dire, corrisponde al caso dell'incendio. E che vuol dire che il piromane cercava di evocare il demone Tsukuyomi. È giusto una spiegazione, nessuno tranne lui o lei sa la verità. Quindi, Pizzite, che intendi fare? Proverò a giocare il gioco del Devil Tsukuyomi. Mi servono catene, due specchi e qualcosa da bruciare? Gli specchi e le offerte sono una cosa, ma le catene sono difficili da procurare. I negozi di ferramenta sono chiusi. Ne ruberò qualcuna da qualche parte. Ti farai arrestare. Devo pensarci meglio, che faccio? E allora andiamo alla Moon Tower, dove magari trovi già la roba già pronta. Vado alla Moon Tower. C'è un motivo? Quell'ascensore riavvolgeva il tempo. Solo uno spirito lo può fare. C'è qualcosa di simile è successo alla casa Miroku. Se l'ascensore lo fa ancora, vuol dire che c'è qualcosa ancora lì. E potrebbe essere il Demone Tsukuyomi. Capisco. Beh, che facciamo? Andiamo? Ah. Se quel negozio dove arriva l'ascensore è la scena dell'incendio, ci potrebbero essere delle catene, quindi potremmo provare il gioco del Demon Tsukuyomi. Ok, andiamo allora? Vengo anch'io, ovviamente. Sono la partner Ripizzai. Ho già salvato Ami, non devi seguirmi ancora. E dai che ti fa piacere! E dai che ti fa piacere! Ma quanto falso questo sorriso! Vuoi sapere perché ti seguo? Continuo a seguirti? E perché ci saranno degli spiriti, ovviamente. Se andiamo alla torre alla Moon Tower, ci servirà, dobbiamo prepararci prima. Ban non verrà con noi, quindi non possiamo usare lo stesso trucco dell'altra volta. Già che ci siamo, cosa gli hai chiesto a Ban e Rosé? Ah, niente, cose minori. Ma non sbaglio o c'entrava Killer Peach? L'abbiamo mandata ad Atami, dove c'è la casa di Okayama. Ah, dove viveva Okayama. Dopo la sua morte, i suoi oggetti personali sono stati mandati a casa sua. Volevo scoprire cosa ci fosse. Se ci fosse un quaderno con degli appunti, potremmo apprendere qualcosa su Killer Peach, sul caso dell'incendio. Ok. Non riesco a capire perché abbiano accettato. Perché hanno accettato di farsi, insomma, dare degli ordini così. Quando io ho detto a Ban che sarebbe un grande scoop, accettato subito. Io ho presentato a Rosé una bella locanda con le terme, insomma. E questo ha subito catturato il suo interesse. Quindi Ban e Rosé sono fuori dai giochi. Non potranno aiutarmi con le indagini stanotte. Quindi, come facciamo a entrare nella puntata? Mi ispirerò a Ban. Lascia fare a me. D'accordo, conto su di te. Meglio che ci andiamo, meglio andare allora. Vieni nella Moon Tower fra 2 ore. Eterno. Ove lascia il bar.
dopo questa frase criptica. Abbiamo un po' di tempo libero allora, vogliamo mangiare qualcosa, Pizzide? Volevo andare al nuovo Yakitori All You Can Eat per sostituire di Shinze. Ma sì, ormai sono tutto tuo, Kaor. Ah, piace anche a te il pollo? Che coincidenza, io lo adoro, specialmente le cosce. Non è esattamente la cosa originale, le cosce di pollo. Con Azuki andiamo al ristorante Yakitori presso la stazione di Shinze. Gli occhi di Azuki brillano di gioia quando morde uno spiedino di carne di pollo. Mi chiedo se il suo amore per il pollo dipenda dal fatto che siamo legati al voodoo e all'occulto. Ok. Non è che gli può piacere il pollo, no? Allora, 10 anni fa, non incidente, vittime incatenate, Tsukuyomi. Questa cosa di Tsukuyomi mi ha fatto venire in mente un film horror giapponese che vidi tempo fa, che mi piacque non poco, che si chiamava Shitorika Kurembo, che era una roba in cui c'era da fare sto rituale per evocare questo spirito e dovevi poi giocare a nascondino da solo, che Shitorika Kurembo vuol dire esattamente questo, quindi non dovevi farti trovare da sto spirito, se no morivi. Due ore dopo che ho lasciato Oe, arrivo alla stazione di Shinza. È venerdì sera, ma stranamente non ci sono molte persone in giro. Mi chiedo se la signorina Oe stia bene. O sia tutto a posto, insomma. Pizzide ruba qua. Vabbè, ormai con Momo. Con cacchio si chiama lei? Kaoru è. Ce n'è. E Oe. Yo! Io, bella zio, sono la torre alla Moon Tower. Sì, ottimo tempismo, ho appena finito di persuaderlo. Persuaderlo? Ho fatto una lunga e gradevole chiacchierata con il capo della sicurezza che Banda aveva corrotto lì. E ho detto che se non ascoltava quello che gli dicevo, lo avrei, insomma, fatto arrestare per infrazione della sicurezza. Si è calmato subito dopo che gliel'ho detto. Su Resetera c'è un thread di fanart del gioco sul meglio degli artwork in game. Non voglio sapere però che tipo di artwork che ci può essere. Oh, sei veramente un po' la poliziotta corrotta, diciamo. Comunque un po' ambigua. Un po' viscida. Sì, immagino che su Resetera non pubblicano le robe a meno che non ci sia una sezione apposta. E che dovevo fare? Non abbiamo molte opzioni. Comunque la porta sul retro è sbloccata, quindi entriamo. Ti aspetto sul tetto, voglio mostrarti una cosa. Ok, ci vediamo lì. Grandioso, sono felice che abbia funzionato. Andiamo. Anche a quest'ora della notte l'asfalto è ancora caldo mentre mi dirigo alla torre alla Moon Tower. Non c'è nessuno in giro, quindi entro dalla porta sul retro. A differenza dell'esterno, qui dentro si sta freschi, l'aria condizionata è ancora accesa. Do un'occhiata in giro, riflettendo, ma non c'è bisogno, non c'è nessun altro nel corridoio. La signorina Oe è sul tetto, giusto? Mi chiedo cosa voglia mostrarci, mi sto emozionando. Per andare sul tetto basta un ascensore qualsiasi. No, non era questo, non questo ascensore. Devo premere il pulsante, ok, premere il pulsante. Messaggio? Oh signore, di nuovo. Maledetto D-Man! Cerca il mostro rosso danneggiato nel posto che non esiste più. Ah beh, no, questo è facile, allora dai. Sarà nel negozio dei giocattoli dove è successo il fattaccio. Sarà uno di quei flare rotti, di quei bengala rossi rotti, qualcosa del genere. Almeno credo, è l'unica alternativa. E come ha fatto a mettercelo lui? Viaggia pure nel tempo sto tizio. Che cacchio è sto D-Man? Però non mi viene in mente nient'altro. Il posto che non c'è più, solo quello può essere. Ah, ecco. Abbiamo una vasta gamma e una vasta scelta di piani dove andare. Ok.
abbiamo qualcosa di diverso qua, non credo proprio. Qualche jump scare a sorpresa. Andiamo là. Eccoci qua. Oh, eh. Il tetto della Montavere è una terrazza a cielo aperto. Beh, lo sapevamo, ci siamo venuti l'altra volta. Stasera è nuvoloso, ma se non lo fosse, probabilmente avremmo avuto una visione spettacolare del cielo stellato. Deve essere spettacolare tuffarsi da qui. Niente, insomma, niente bungee jumping o quello che è. Ma mai. Ah, siete arrivati finalmente. Bel posto, no? Bel posticino. Mi piace molto. Quindi vengo qui sopra di tanto in tanto. Vieni qui per un motivo? Beh, lo sai. Vabbè, perché ci dobbiamo vedere sul tetto? Per questo. Guardo i piedi di Owe. È la targa? Abbiamo già visto la targa. Riguardiamo. Ci sono delle lettere scolpite nella superficie della pietra. Da una parte in grossi caratteri c'è scritto... Ah! Memoriale per le vittime dell'incendio del negozio, del supermarket di Momoi. A quanto pare questo è un memoriale per le vittime dell'incendio, ok. Dopo un paragrafo che consola i morti, dedicato ai morti, c'è una lista di nomi. Scorrendo la lista, quindi i nomi sembrano familiari. Kenji Okayama, Momotaro Okayama. Ah, Momotaro si chiamava il figlio. Ce l'ha chiamato proprio così il figlio. Ok. Moglie, figlio e marito di... Okayama cercava di scoprire la verità dietro l'incendio che ha ucciso la sua famiglia. Ed è morta nel tentativo. Oh. Continuando a leggere... Insomma, il mio occhio si sofferma su un altro paio di gruppo di nomi. Il loro cognome? Ah, Saburo. Ecco perché lei è ossessionata. Ci ha perso parenti qua. Saburo, Shiroko e Yugi. Due donne e un uomo. Fratelli? Genitori e sorella? Non saranno mica... Sì, è proprio come pensi. I miei genitori e mio fratello. Se ci sono i loro nomi qua, allora... Sono morti nell'incendio 10 anni fa? Già, esatto. Sono andati al negozio prima di Natale per comprare il regalo al mio fratellino. Io mi ero organizzato per stare a casa di un'amica. Quindi non sono andato con loro. Grazie a questo sono sopravvissuto. Ecco perché... Perché eri così ruenta quando si tratta di questo caso. Esatto. Sapevo che l'onorevole Okayama stava inseguendo la verità dietro l'incendio e che il presidente della Sumi, Noboru Ishimaru, la teneva d'occhio. Poi Okayama è sparita, quelli di Sumi doveva essere colpa loro. Pensavo di imparare qualcosa indagando dietro, insomma, facendo finta di indagare sul caso di Killer Peach, ma... Non mi sarei mai aspettato che Okayama fosse Killer Peach. E improvvisa un sorriso stanco. Non mi stupisce. Questo caso ha preso una piega che è fuori dalla giurisdizione dei normali detective. Sia Okayama che io abbiamo perso dei parenti in quell'incendio. Quindi capisco il rancore di Killer Peach. Ma io sono una poliziotta, non posso accettare il suo approccio. Devo fermarlo, non importa cosa. Non importa come. Quindi inseguirò la verità utilizzando le maniere corrette al posto suo. Maniere corrette? Ti rendi conto che questa indagine è completamente illegale, no? Smetti di fare il pignolo. Ho visto Owe uccisa da Killer Peach. La sua sconsideratezza mi aveva irritato allora, ma a pensare che probabilmente si sta paragonando a Killer Peach forse era solo naturale. Comunque, riguardo questo memoriale, perché questo punto, questa parte è grattata via? Tra la lista dei nomi, uno è stato cancellato. Ah, quello? Qualche scherzo di cattivo gusto o qualcosa del genere. Da un giorno all'altro è apparso così. Che nome c'era? Non ne ho idea. Il resoconto menziona solo che ci sono state 25 persone. Non c'è nessuna informazione su di loro.
L'incendio ha causato 25 vittime, inclusa quella cancellata. Il resoconto dice che la causa dell'incendio è stato doloso e che le vittime erano legate con catene. Cosa è successo 10 anni fa e come si collega al demone Tsukuyomi? Dobbiamo solo tornare indietro nel passato per scoprirlo. Beh, qui abbiamo finito, diamoci una mossa. Siamo diretti al negozio, insomma, all'ipermercato Momoi. Prendiamo l'ascensore speciale al primo piano. Giusto. ...24 nomi di persone, un 25esimo che è stato cancellato. Ok. Chi era questo? Chi ha perso parenti pure in questa storia? Non lo possiamo sapere, mi sa, al momento. Non funziona l'ascensore? Che succede? Ho premuto il pulsante ma l'ascensore non si muove. Perfetto. Continuo a premere sul pulsante ma le porte non si aprono. L'ascensore non arriva. Che sia opera di un fantasma? Sorridendo. Evviva, è un fantasma. Oppure ho sbagliato a premere. Che puoi sbagliare. È un pulsante. Che c'è una tecnica per premerlo meglio o peggio. Ah, non è proprio senso dell'immaginazione. Non è proprio immaginazione. Azuki mi fa il bidet nel broncio, ma io le ignoro e mi avvicino al pannello. Che è un sonaglio? Cos'è? Da dove arriva? Sì, sono dei sonagli che risuonano da qualche parte. Un tamburello, sì. Mischiato a quello che sembra un suono come la orologeria. Ah, sì, c'è questo clic sullo sfondo. È una specie di automa? È qualche strano trucchetto sovrannaturale? Io che ne so. Da dove arriva? Dobbiamo scoprire l'epicentro spirituale. Il cosa spirituale? Meglio trovare la fonte di questo suono. Viene da lì. Da qui. Ah, la scimmietta! No, la scimmietta no, è inquietantissima la scimmietta. Ah! Oh, wow, incredibile. Sembra uscito da un libro illustrato. Mi hai di fegato, Azuki? Il mio status di idol dell'occulto lo richiede, non è solo per bellezza. Sei anche tu molto coraggiosa, come si prevede da un poliziotto. Beh, ne ho dovute superare di cose brutte, insomma, durante il caso di Killer Peach. Non è niente in confronto, sì, ma fermate questa cosa che mi sta facendo impazzire. Oh, Pizzide, quella potrebbe funzionare come servire come prova, dovresti prenderla. Prendo il giocattolo. Oh, ma questa zitta. Gorilla con piatti a sto punto. Vediamolo. Un giocattolo apparso dal nulla sul pavimento insomma, del corridoio dell'ascensore. Sembra andare a batteria. Non è insolito vedere un gorilla. Ah sì, perché in genere è tipo uno scimpanzé. Che sia un gorilla è strano. C'è pure un racconto di Stephen King su un giocattolo del genere. Sono rinomatamente protagonisti di horror. All'improvviso c'è un suono fortissimo e uno scossone, ma così come è iniziato finisce. Le luci si spengono, eccola. Vabbè, le bambole funzionano sempre, però. Bambole e manichini funzionano sempre, che sono comunque oggettivamente inquietanti. Io ne avevo una qua, che non so che fine ha fatto, una bambolina vecchissima che c'aveva mia madre. Ed era inquietantissima, però era una di quelle che quando abbassavi la testa chiudevano gli occhi, no? Però si era un po' scassata con gli anni, quindi chiudeva solo un occhio. E sembrava che ti stesse guardando storto, era una roba veramente meravigliosamente inquietante. Non so che fine abbia fatto, probabilmente verrà a uccidermi nel sonno una di queste sere.
Tipo Annabelle, no? Quelle cose lì. Si è rotto? Mi chiedo se si è rotto davvero o se sia opera di un fantasma. Se non so fantasmi, sei contento. Oh, è... si è riacceso. Non era rotto. È un difetto dei cavi, certo. Ehi, Pizzide, guarda lì. Guarda dove sta puntando. Allì, pure il coniglino impiccato. Un peluche di un coniglio appeso al soffitto. Non ricordo di averlo visto prima. Che non c'era prima. Quel coniglio non era lì quando siamo entrati. Deve essere opera di un fantasma anche questa. Ci vogliono proprio far divertire stanotte. Coniglino impiccatino. Pupazzo di un coniglio trovato appeso al soffitto dell'ascensore. È apparso dal nulla come se fosse stato impiccato. Il filo, il lungo filo, è parte del giocattolo. Avete poi venduto come coniglio impiccato, cioè giocattolo particolare. C'era il fratello di una mia carissima amica che gli faceva gli scherzi da piccola. E che le impiccava le bambole. Gliele faceva trovare a sorpresa, tipo quando apriva l'armadio. E sono ragazzi. sono tre. Vabbè, si trova che stiamo per andare nel reparto giocattoli. Ma che cazzo ti dico? No, è cresciuta normale. Ha pure avuto un figlio di recente, quindi sta bene. Entrando nel corridoio, la risata di una ragazza improvvisamente riecheggia in isto. Faccio il traduttore. E anche risate adesso. Che succede in questo edificio? Ehi, Tony, che ci fa quella bambola lì? E c'è una vecchia bambola consumata. No. Scuoto la testa. Tutti questi eventi soprannaturali che succedono uno dopo l'altro comincia a essere vagamente molto inquietante. Dannazione. Piglia sta bambola che non ce la faccio più. Okay. Almeno il coniglio stava zitto. Bambola che ride. Ah, un cellulare vibra nei paraggi, non è il mio. Non è manco il mio, quindi vuol dire è il mio, scusatemi, ovviamente, si deve assentare sempre. Sì, sono io. Oh, ban. Ehi. Sì, quindi hai trovato le cose di Okayama? Meno male che Shimaru non è riuscito a metterci sopra le mani. Si allontana, ma parla così a voce alta che riesco a sentire cosa dice. Se trovate un quaderno, un diario, leggetelo insomma da cima a fondo. Forse scopriremo perché Ishimaru e Sumi hanno insabbiato l'incendio. D'accordo. Beh, sarà per la stiva, cioè per costruirci la torre sopra, no? E mi limitavo ai ragni finti, quindi vedi, vedi. La bambola impiccata è stato un colpo di classe proprio, un tocco di classe. Ah, che succede? Ban e Rosé sono andati a controllare al posto mio. Ok. Ci chiameranno se ci sono degli sviluppi. D'accordo, torniamo all'ascensore speciale, che è quello a destra. Io la salviamo. Ho già salvato, forse sì. Non si pagano. Una bambola dalla risata inquietante che è apparsa al primo piano. Ha un'espressione terrificante e sui piedi dice scritto Jennifer, immagino. Un caffè da Jennifer, come cantavano i Pooh, immagino di sì. Ok, non succede niente? Non era questo l'ascensore speciale? Ok. Usiamo questo ascensore? Ci penso io, ho già raggiunto i pezzi grossi con i piani alti. Ah, hanno aggiunto la sua impronta digitale, giusto? Questa era quella con l'impronta digitale. Vediamo se ci spedisce nel passato anche stavolta. Messo un giocattolo nella... un pullicinella. Ui, ui, che è sbucata sotto. Non lo vogliamo trovare. Dopo che l'ascensore si è mosso per qualche minuto, si
si scuote violentemente. No, salta tutti i rumori più fastidiosi. Ok, l'urlo di nuovo, come se emergesse dalle viscere della terra. Era un terremoto. Che cos'era quella voce? Finalmente pure lei. È già successo prima. È successo quando siamo andati nel passato. Quindi siamo arrivati al. Siamo arrivati al. Al reparto giocattoli. Ora io dopo è scontato che la roba rossa danneggiata sia o questa qua o una palla di Natale rotta da qualche parte, dico per indovinello della carta lì. Siamo davvero nel passato? Sì, esatto. La torre, la Moon Tower non aveva nessun area shopping. Ho viaggiato nel passato? Ma se questo è il passato c'è un problema. Owe è stata uccisa da Killer Peach. Ah, non troviamo il suo cadavere? È il momento di spiegare che siamo stati qui già due volte e in entrambe i casi Oe è morta. Quindi Oe potrebbe morire? No, è perché siamo tornati indietro prima che succedesse. Se ci preoccupiamo dei forse non andremo da nessuna parte. Chissà se il demone apparirà. Se non cerchiamo. Esatto, andiamo a vedere. Comunque, prima che iniziamo, una domanda. Cos'è quel cilindro rosso sul pavimento? È un bengala, l'abbiamo visto l'altra volta. Ah, era menzionato nel resoconto. Quindi è stato usato nell'incidente? Ma a che scopo? Se vuoi bruciare qualcosa ti serve della benzina e una scintilla, eh? La teoria nel resoconto dice che il colpevole ha prima causato un falso incendio con i bengale, poi hanno guidato tutti i clienti in panico da qualche parte dove potevano tenerli, fermarli. Ah, stronzo astuto. Di rotto e di rosso, no? Non c'è una palla di Natale rossa da qualche parte, no? No. Mi fare rumorini. Ah, non è qua quindi la carta dell'amico? Albero di Natale? Il televisore abbiamo già dato. Guardiamo, oh, c'è niente. Però questo è il posto che non esiste, immagino, quindi la luce non credo, non vedo che senso abbia, però è la stessa cosa di ieri. La pozzanghera era qua. Ci abbiamo versato i sali da bagno ieri. Niente di interessante. Dobbiamo proseguire? Proseguiamo. Quest'area qui non l'abbiamo mai esplorata perché dove c'era il demone ieri lì. Non benissimo, percepisco una presenza al buio. E con la torcia scopro. Oh oh. Ma di nuovo? Ma davvero fai? Mi sta aspettando. Perché c'è Killer Peach? Pensavo che l'avessi sconfitta, Pizzide. Ah, è stato indietro nel tempo. Killer Peach è svanita, ma lo strano fenomeno non si è interrotto. Quindi non è colpa sua, dopo tutto. Dannazione, ci pensiamo dopo. Adesso dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Killer Peach si avvicina lentamente verso di me. Chi sei tu? Ma di nuovo, non mi fare fatta la cosa di nuovo, ti prego. Stessa domanda. Non posso usare lo stesso metodo dell'altra volta, non ho gli strumenti. Ah, è vero, non ci abbiamo niente. Adesso so la verità dietro il suo rancore. Devo farglielo sapere in qualche modo, ma se dico qualcosa di sbagliato mi farà affetto. Micchia, però avete riciclato tre volte sto mostro, eh. Ma come no? Perché no?
Devo mostrare direttamente il resoconto. Mio figlio è bruciato, bruciato, morto, morto. Ah, okay. Ma io ti odio. Qui dobbiamo mostrare il resoconto proprio. No? Ma va, amore, ammazzate. Chiudo sulle SM. Più diretto di così. Ho pensato che dire incendio doloso implicasse che lei capisse che avevamo capito. E l'incendio generico e non va bene. Vabbè, mostriamo direttamente il resoconto. Ma lei legge cose, questo non capisco. Lei è praticamente non reagisce ai profumi, tra l'altro. Non sono convinto che manco sia giusta questa. Ah, invece sì. Ehi, guarda! È il resoconto sull'incendio del negozio di mamma, ok. Tengo e estraggo il rapporto e Killer Peach rallenta. Forse me lo immagino, ma sembra che non sappia cosa fare. Perché ce l'hai tu? I suoi occhi si concentrano su di me. Il suo sguardo mi attraversa fino alle ossa. È chiaro che non devo mentire. Perché sei morta, Cicci. Perché ti ho sconfitta. Dun, 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 dun. Mi hai sconfitto? Ti ho sconfitto ed è così che ho avuto questo rapporto. Ah, perché ce l'aveva lei, giusto, l'aveva con sé. Lo sto usando per indagare sulla verità dietro l'incendio. Ecco, adesso glielo posso dire però, vaffanculo. Indagando sulla verità è quello che facevi quando eri viva. Ciò che facevo quando ero viva. Non volevi soltanto vendetta, volevi sapere la verità dietro l'incendio che ha ucciso la tua famiglia. A qualsiasi costo, no? Scoprire la realtà, la verità. Non c'è falsità in queste parole. Sono serissime. Adesso ce la uniamo nel gruppo e ce la portiamo con noi e ci aiuta nelle indagini. Sarebbe una figata. Dopo un lungo momento di silenzio. Scutte cure? Non ho capito il verbo, quindi non... Avrà detto tipo, continuate pure, qualcosa del genere. Ce l'hai fatta! Sei davvero incredibile affrontare uno spirito così. C'è qualcosa lì. La katana usata da Killer Peach è sul pavimento nel punto in cui è scomparsa. Abbiamo una katana! Donna nana, tutta katana. Quindi la spada... Vuol dire che lascia fare a te, esatto, quello che dicevo. E io che ne so. Per come stanno le cose potrebbe tornarci comoda. Poi dice a me, lo so, CPS. Non ho mai detto di essere infallibile. Fingerò di non vedere che stai raccogliendo un'arma illegale per adesso. Però dammela quando ce ne andiamo, ok? Come ti pare, non ho intenzione di usarla molto in futuro. Oh, vai. Qualcosa di rosso e rotto? C'è qualcosa di rosso e rotto. Adesso diventa uno spin-off di Five Nights at Freddy's. È un manichino. Ma è rosso.
Sono inzuppati e bruciati dal fuoco, ma ancora mantengono la loro forma in qualche modo. Ma non c'è niente di interessante. Ci avevo creduto. Ha detto rosso, sì. Vabbè, la pozzanghera è molto grande e molta parte delle cose in giro sono bagnate, ok. Ma no, dicevo. Ma dai, ma porca miseria, questa interfaccia balzana. Dov'è? Il mostro rosso rotto nel posto che non esiste più. Qualcosa di rosso e di rotto. Un mucchio di prodotti diversi. Sono dei graziosi peluche. Devono essere giocattoli per bambini. Facciamo del sessismo giocattolistico. Un sacco di giocattoli qua. Alcuni sembrano indirizzati alle ragazze. Ok. Luci normali, niente di speciale. Non sono accese, non c'è corrente. Tutto il posto è buio e inquietante. Ma possiamo proseguire avanti? Sì. C'è niente da vento in questa stanza. Manca un jumpscare di stramacchio o qualcosa. Un bubusettere. Un pepperepe. Andiamo avanti. Non puoi averlo detto. Ah, però. Entriamo in un'area ampia e bruciata. E qui è dove l'incendio ha fatto più danni. Ok. Pareti, pavimenti, soffitto, tutto è carbonizzato. Stando al resoconto, questa piazza per bambini è dove ha avuto inizio l'incendio. Ah, era un'area gioco, ok. Dove scarichi i bambini nelle pallette quando devi andare a fare la spesa, tipo. Ci sono delle catene sul pavimento. È qui che il famoso demone Tsukuyomi, che il rituale del demone Tsukuyomi ha avuto luogo? Probabilmente tutto sembrerebbe indicarlo, ma ammesso che sia mai successo, insomma. Papà, mamma, chiedete a Babbo Natale i miei regali di Natale, ok? Promesso? Aspetto, eh? L'hai sentito anche tu, vero? Sembrava un bambino. Mi chiedo se siano venuti a comprare regali e sono stati coinvolti dall'incendio. A quanti fatti soprannaturali siamo arrivati? Ho perso il conto. Beh, ignoriamolo, guardiamoci in giro. Io cerco una cosa rossa rotta, possibilmente, per prima di tutto, se è possibile. Non c'è niente. E anche questa è una pozzanghera creata dal sistema antincendio. L'acqua è così sporca che non riesco a vedermi il riflesso. Ok. E il resto di qualcosa, di una giosta fondamentalmente. Ok. È completamente carbonizzata e riconoscibile. Ok, son d'accordo con te, cavolo. Punto la torcia sul pavimento e diversi cadaveri carbonizzati appaiono dal nulla. E poi spariscono di nuovo. Ehi, i cadaveri? Ma erano lì un attimo fa. Difficile da credersi, ma i cadaveri che erano così vividamente reali un secondo fa sono scomparsi senza tracce. Forse il rancore delle vittime ci ha mostrato quella tragica scena? C'è una macchia nera di qualche tipo dove c'era uno dei cadaveri. Sarà sangue, dai. Dannazione, le orecchie mi ronzano così forte che mi vengono le vertigini. Sarà il sangue delle vittime. Ah, non l'hai fatto però l'emometria, la facciamo dopo? La vogliamo rimandare a momenti migliori? È un distributore rosso, questo è un distributore rosso
rotto nel posto segreto. A posto, ok, ci siamo tolti il pensiero. Vediamo che c'è scritto a sto giro. Congratulazioni per essere sopravvissuto a tutti i giochi di Kaguya, sei esattamente ciò che pensavo. Sono colpito. Ho visto i tuoi trionfi dalle retrovie e sto mettendo in ordine tutte le informazioni. Prima Kaguya, mi chiedevo se non possa pronunciare Gu, che parte del suo nome perché è una ragazzina. Parliamone come della bambola Kaguya. Questa bambina maledetta è stata sigillata nello specchio della prestigiosa famiglia Miroku. Il sigillo si indebolisce ogni 10 anni e può lasciare il regno dei morti per entrare nel mondo attuale. Il rituale è un tempo chiamato Nagoshi no Gi, lo stesso rituale che ha ucciso queste ragazzine, credo. Ma Kaguya non è nello specchio, sospetto che il rituale abbia fallito a un certo punto. Ora il gioco. Hai vissuto questo gioco di morte. Per te il gioco finirà se sopravvivi a un incontro con gli spiriti. Come tu sopravviva dipende da te. E quando lo spirito è andato, il ciclo si ripete finché non muori o finché lei non si stufa. Ma lo scopo di questi giochi non è ucciderti, vuole solo un compagno di giochi, come una bambina che cerca attenzione. Essere uno spirito senza conoscere l'amore, lei deve aver pensato che si tratti di un gioco. Nessuno sa come abbia fatto a farsi obbedire dagli altri spiriti, forse con una magia simile alla necromanzia. Suppongo che il suo modo è il way of hosting was to make them like fairy tales. Beh, che il suo stile è quello insomma, di associarle alle fiabe. Uno spirito da bambola che incarna il rancore della morte. Devo dire, il gioco di Kaguya si addice molto. Ma non riflette appropriatamente i tuoi sforzi. Questa è un'era dove anche Kaguya usa frasi come NG. Vuol dire, possiamo chiamarlo il Necro Game, ma probabilmente non te ne può fregare di meno del nome. Chiedo scusa. Ad ogni modo, sei sopravvissuto al NG e hai salvato tua sorella. Quindi NG è il Necro Game, davvero dici? Spero di no. Ti auguro di vivere felice e contento. Mi chiedo perché Kaguya fosse ossessionata con te. Ma non è ancora finita, perché Mimi? Spero di no anche io, Justin. Spero di no anch'io, ma ci siamo tolti il pensiero, dai. Questa cosa è una giostra, è una panca, una panchina. Una pistola sul pavimento? Questa pistola potrebbe essere appartenuta al piromane? Trovato nulla? Una pistola. Cosa? Be bella indagine hanno fatto questi da polizia. Raccolgo la pistola da sotto la panchina e gliela mostro. Sembra che funzioni ancora. Già. Che ci facciamo? La salviamo, la prendiamo come prova? Nah. Se funziona ancora potrebbe tornare comoda quando combattiamo lo spirito. Dubito che una pistola possa funzionare sugli spiriti. Non lo sappiamo se non proviamo. Comunque, meglio trovare prove migliori da a casa di Tomoko Kayama, ok. Se usciremo da qui vivi, la prenderò io, quindi non perderla. Se dovesse succedere il peggio, non, insomma, ti chiuderei un occhio se la uso, no? Dipende da come mi sento al momento. Ehi, che simpatica canaglia! Shotgun? Ah, ok, non è una pistola, è un cazzo di fucile. Mannaggia all'inglese che gun possifica entrambe le cose. Un'arma da fuoco avrei dovuto dire. Allora, un shotgun trovato nella panchina, cioè, potrebbe essere stato usato dal piromane, è ancora carico e può funzionare ancora come arma. Ma questa è chiaramente la scelta sbagliata da usare contro lo spirito, secondo me. Quante cazzo di cose? Un pavimento è un buco nel pavimento riempito d'acqua. Riempito quando si sono attivati gli innaffiatori, ok. È abbastanza pulita da riflettere il soffitto. Catene annerite sono state usate per fare tenere fermi gli ostaggi. Sì, le vittime erano incatenate. È stato versato addosso della benzina e poi gli hanno dato fuoco. Che bel rituale, sacrificare degli innocenti per il proprio ego. Il veleno nelle sue parole mi ammutolisce. Forse potrei imparare qualcosa toccando le catene. Potrebbe esserci del sangue.
Mi servono tutte le informazioni possibili. Nell'istante in cui le tocco, la mia mano viene bruciata da un calore insopportabile. La tolgo subito. Che è successo? L'hai detto la Metal Slug. Le catene sono ancora roventi. Ma sul serio? Sembrano fredde. Le catene non sembrano affatto calde, ma ho sentito chiaramente del calore quando le ho toccate. Ah! Non credendomi, Azuki allunga la mano per toccare le catene e si scotta. Azuki, sei un Tommaso, Azuki. Non ti fidi? Non ti fidi di me dopo tutto quello che abbiamo passato assieme? Ciò che è davvero strano è che sembrano calde, ma sono sembrano fredde, ma sono calde. Okay. Questa è la macchia di sangue? No, questa sarà la macchia di sangue. Abbiamo visto tutto? Mi sa di sì, eh. Il pavimento sta, insomma, si sta frantumando per il calore dell'incendio. Il pavimento è in pessimo stato, ci sono pile di cenere ovunque. Oh, andiamo al dunque, dai. Sì, no, prima salvia. Prima salvia. Emometria! Lo stai pensando di fare? E che otterrai così? Non è troppo tardi per... Zitto, idiota, uomo che fuma. È la parte più importante. Allora, è il negozio, insomma, è il supermercato prima che... L'ipermercato prima che venisse bruciato. Ma c'è qualcosa che non torna. Un uomo con una sigaretta appesa alla bocca sta fissando un gruppo di adulti incatenati. Sul suo braccio ci sono delle bocche. Ah, cazzo, è vero, l'avevo notato. Era una vittima della, pure lei, del gioco di Kaguya. Tra lui e gli adulti c'è un bambino che è inzuppato di qualcosa. Il contenitore di plastica sul pavimento è chiaro che si tratti di, insomma, di benzina. Masaru! Cosa vuoi fare a Masaru? Chi sarà la mamma Modere 2? Quindi si chiama Masaru? Anch'io mi chiamo così. Questo farà felice mamma? Stronzo! Questo è chiaramente il padre. L'uomo con la sciarpa prova a saltare avanti, ma gli altri due lo tengono fermo. Non muoverti, ti ucciderà! Ucciderà anche noi! Sopporta, non voglio morire. Lasciami andare, Masaru. Papà, mamma, aiutatemi. Oh, Masaru. Sì. Iniziamo? Mamma sta aspettando dopo tutto. Penso che inizierò da ragazzino. E si toglie la sigaretta dalla bocca e porta e poggia la parte accesa verso il bambino. Grida forte per me, ok Masaru? Per il bene del demone Tsukuyomi. Demone Tsukuyomi, vieni qui per favore. Demone Tsukuyomi, esaudisci il mio desiderio. Ti prego, mia madre. Ah, lei per la mamma, voleva salvare la mamma. Questo, ha fatto questa cosa per salvare la mamma. Dannazione, mi sento male. Non è una bella cera, Pizzai, hai visto qualcosa? Che dici tu? Racconto ad Azuki Doe la tragedia che è avvenuta qui. Un rituale del demone Tsukuyomi che ha sacrificato un gruppo di famiglie. L'uomo che rideva orribilmente mentre lo compieva, riesco a stento a dirlo, a parlarne. Quindi il rituale del demone Tsukuyomi è davvero ciò, insomma, che voleva fare?
quanto pare sì. Il desiderio deve essere proporzionale al valore dell'oggetto bruciato, quindi ha bruciato degli esseri viventi. Doveva resuscitarla la mamma, di cosa fa? Pizzaide, dice che il piromane era un uomo? Esatto, sì, 30 anni circa, si chiamava Masaru e aveva delle bocche sul braccio. Bocche? È la maledizione di Kakuya. Meglio spiegare, le racconto. Ah, non l'avevi mai detto a lei, non gliel'avevo mai detto a lei. Le racconto delle orribili bocche che appaiono su di me e zia Natsumi. In altre parole, il piromane è stato coinvolto nel gioco di Kakuya? Sì, molto probabile. Ah, ok. È lo scatto in avanti della maledizione. Demone Tsukuyomi esaudisce il mio desiderio. Merda, non ho molto altro tempo. Io invece, io nemmeno, mi sono state le 7, ma porca miseria. Maledetto Mino del cemento. La maledizione sta peggiorando? Già. Non ci siamo. Si rimane silenziosa, pensando a qualcosa. Che ti è preso? L'unico modo per sconfiggere la maledizione non è per fermare la maledizione non è sconfiggere lo spirito? Già. Qui dobbiamo trovarlo? Già. Quindi io tutto o niente, ok. Invocheremo il demone Tsukuyomi. Ah, dobbiamo bruciare qualcosa. Quindi stai dicendo che vuoi eseguire il rituale del demone Tsukuyomi? Esattamente. Ok, qua non è contenta. Dov'è? È la nostra ultima scelta, unica scelta. Non c'è altro modo di fuggire dalla maledizione che fare qualcosa riguardo al demone Tsukuyomi. Il tempo sta scadendo. Devo rischiare. È come se si stesse camminando su una fune su un baratro. In realtà è come se fossi già con le spalle al baratro, sul bordo di un baratro. Abbiamo le catene, due specchietti e qualcosa da bruciare. Sì, abbiamo. Possiamo evocare il demone Tsukuyomi. Le catene ci sono, ci servono gli specchi e un qualcosa per accendere il fuoco. Ah, avrei dovuto portarmi uno specchio. Azuki, è con te uno specchietto? Beh. Ah no, sono scappata di corsa, quindi ho dimenticato la borsetta col trucco. E non guardare me. Lei non si trucca. Stai scherzando? È qualcosa per accendere il fuoco? Scusami, Pizzaide. Vorrei avere l'abilità di dare fuoco alle cose. Io non fumo, ma un accendino. Ok, già qualcosa. Quindi ci serve qualcosa da bruciare. Non c'è niente, devo guardarmi in giro. Cos'è questa canzone? È Jingle Bells. È la canzone che sentivo nella visione. C'è pure tutta la cosa. Laughing all the way. Tutto in coro. Manca ancora 2 mesi però. Dobbiamo cercare quindi qualcosa da bruciare? No stop and sleigh. Oh, what can I go? Ah, per il rituale, un bel orsacchiotto. Ah no, c'è uno specchietto nei giocattoli, ok, nei giocattoli, ci sta. Ok, abbiamo trovato un... Wow! Mi riporta indietro. Questa è la bacchetta magica che usava la maghetta Jay. Deve essere qualche sorta di anime shoujo. Si mette a ballare, sta saltando in giro che le si solleva la gonna. Facciamolo. Non facciamo. Hai visto qualcosa? No, non ci ho manco provato.
Ah, verrai maledetto se sbirci. Sì, che maledizione. Le parole servitore personale di Momo appariranno sulla tua fronte. È una bella maledizione. Ma vi sembra il caso? Tengo la voce bassa, ma Azuki mi può sentire e quindi mi dà anche un bel colpo di gomito. Una bella gomitata. Che bella scenetta. Ah, bastoncino sciolto. Ci sono altri peluche. Molti sono bagnati. Così bagnati che non voglio mettermeli in borsa. Eh? C'è qualcosa di rosso in mezzo a alcuni degli animali di peluche. Che ci fa qui un bengala? È bagnato quindi è inutilizzabile, ma è chiaramente un bengala come gli altri che sono accanto all'ascensore. Peccato, se non fosse bagnato. Già. Sospirando lo rimetto a posto. Abbiamo uno specchietto parzialmente bruciato. Però, i riflessi che crea sono un po' distorti. Non mi sembra un'ottima idea, dai. E questo invece è il bastone magico della maghetta J, che viene da un anime. Me la sogno la notte sta canzone. Nulla fa più paura del Jingle Bells 2 mesi dal Natale, così. Pensi che possiamo che posare questi guanti? Per cosa? Devi scoprirlo tu, Pizzai. Ah, guanti da motociclista, so. Trovo un giocattolo, un robot giocattolo che sembra normale. Abbastanza normale. Robot bruciato. Ah, che robot buffo. Beh, è bruciato. No, no. È ancora buffo, anche se è bruciato. Non lo vorrà nessun bambino? Qualcuno sicuramente lo potremmo trovare. Mi guardo in giro, ma tutt'altro. Tutto il resto è bruciato, troppo bruciato, insomma. Ho sbagliato pulsante. E chi te vivo? Sono di finta pelle che può essere usato come sia come guantoni per baseball, se ho capito bene, o anche come guanti da forno, da cucina, insomma. Ok. Robot bruciato trovato nel reparto giocattoli per bambini. Sul pulsante c'è scritto emette il suono di un'arma. Boom, ratatat. Io ce l'avevo anch'io, c'avevo il robot che dice. Uno dei miei più grossi rimpianti. Io avevo questo robot giocattolo, di quelli che tu ci premi sul pulsante, diceva una cosa e poi camminava, faceva cose, sparava i missili. E diceva una frase in robot, in robosi, in inglese. E adesso che capirei cosa dice, non posso sapere, quindi ogni tanto, cioè, mi dispiace che non ho mai capito cosa cazzo dicesse quel robot. Diceva sicuramente I am walking robot, questo me lo ricordo. E poi diceva un altro 3-4 parole dopo, ma è destinato a rimanere un eterno dubbio. Come lacrime nella pioggia. Mi pare che pure anni fa provai ad accedere, ma non funzionava più. Ma l'albero di Natale è buono per accendere il fuoco, eh? No. Sapete che sta canzone nelle orecchie mi sta rendendo praticamente, mi sta rincoglionendo e non so più che devo fare adesso. È un problema, eh? Abbiamo tutto, no? No? Un accendino. Non so che dobbiamo fare, mi sono proprio disunito. Che bruciamo, il robot? No. Le vecchie note, che intendi? Quelle degli altri casi?
Non ho capito che devo fare, mi sono proprio rincoglionito sta cosa, sta canzone. Devo bruciare qualcosa, dobbiamo fare il rituale, no? Catene ce l'abbiamo. Bruciare e gli specchi, ok. Non ho capito però in che modo dovrei far partire la cosa. Nulla di cartaceo, no. Mi sono reso conto dell'incendio, non sono sicuro che sia il caso di bruciarlo. Dobbiamo provare? No, ma penso che il gioco mi direbbe a un certo punto. Abbiamo tutto il necessario, andiamo a fare il rituale, eh? Quindi non so bene che devo fare. Ma non scherzo quando dico che è colpa della canzone, mi sta veramente rincoglionendo. Ah, ma possiamo usare queste per il rituale, ma sono troppo bagnate. Rotolano in giro, quindi cerchiamo se c'è qualcuno che funziona ancora. Controllo tutti i bengala. Trovato niente di buono? No, tutti inzuppati. Oh, bene. Fangulo, ci avevo sperato. Ah, ho tutto, ma non ho niente da bruciare, ok. Bisogna fare quest'altro passo. Potremmo usare, se solo potessimo usare quel bengala. Ci serve giusto la polvere da sparo all'interno. E io ho trovato un bengala insieme a quel giocattolo che ho trovato prima, esatto. Era troppo bagnato da usare, ma se ce n'è uno in un posto come quello, forse ce ne sono in altri posti, eh? Giusto. Qualcuno potrebbe essere utilizzabile. Ma uno non basterà, ce ne serve un bel po'. Capito? Qui devo tornare a riguardare dove ho già guardato. Grazie gioco, grazie gioco. Ce n'è uno nel televisore. Stranamente no. Ce n'è uno infizzato nell'albero di Natale. Ovviamente sì. Che non abbiamo mai notato prima, le 50 volte che ho guardato. Questo funziona ancora, ok. Ma che ci fanno in un posto del genere? L'idea è che li abbia usati per fingere un incendio. Li ha lasciati il piromane. Valli a capire quelli come lui. Guardiamo altrove. Una volta invocato il demone Tsukuyomi, la verità verrà allo scoperto. Ma là ce n'è uno proprio a vista, o no? Ma vaffanbrodo però. Ok. E quanti ce ne vogliono questi cosi? Vabbè, allora a sto punto ne deduco che saranno nell'altra stanza. Questi c'erano già? Sti manichini qua? La risposta è no. Ok. Qua niente. Ah, e ha trovato lei, ok. E siamo a tre. Ancora? Quanti te ne sei? Dentro la lampada. C'è un bengala inguattato dentro. No. Stranamente no, eppure ce l'avrei scommesso. Riguardiamo nei giocattoli. Cerchiamo di nuovo, magari c'è un deposito meno bagnati. Sposto un animale e ce n'è uno con un grosso buco nella schiena. E c'è un tubo rosso che ne esce da fuori. Okay. E siamo a 4. Bel lavoro, cercane ancora.
Ma dobbiamo dare fuoco a tutta l'idea di a tutto il posto di nuovo. E qua no. È finito il posto, non so dove cercare questo bengala. So io dove te lo devi infilare. C'è qualcosa qua in cui cercare, forse, nei rottami qua. No. Vado a finte facce che devi tornare indietro. Ah, 2 su 3 non sono troppo bruciati, ma ce n'è un altro un po'. Siamo a 5? No, abbiamo trovati 5 di bengala asciutti. Lì ce ne sarà uno qua. Ecco, abbiamo finito, mo. Quanti ne vuoi? Ma... Stiamo a 5, figlia mia! Ah no, aspetta. Quanti ne abbiamo? 5. Qualcuno è un po' umidiccio, ma... Ci deve solo la povera da sparo. Ho da voglia di Pandoro. Tanto fra un po' cominciano già a sbucare nei supermercati. No, 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 non dobbiamo asciugare. Dobbiamo togliere la povera da sparo dentro a quelli più asciutti. Poi gli appicchi fuoco e si brucia tutto. Okay. Qui siamo pronti al rituale. Ma davvero, già siamo alla... vediamo che succede. Siamo già alla fine della maledizione qua. Yomi Demons. Non aprire. Esaudisci i miei desideri, esaudisci i miei desideri. Non aprire. Guarda, me sono già panettoni e pandori. No, io oggi sono andato a fare la spesa, ancora no. Però dubito che manchi molto. Vedo che pure a Gaeta. Se non è oggi, se non è mo, settimana prossima. Io dovrei andare a preparare la cena, ma non riesco a staccarmi. Maledetta canzone. Allora, rompi il bengala e lascia solo la polvere da spato sul pavimento. Ok. Do una mano anch'io. È un faticaccio, ma perlomeno ne vale la pena. Riusciamo a raccogliere un bel po' di polvere da spato. Dovrebbe bastare. Spicciati e prepariamo il resto. Che abbiamo deciso di bruciare, però. Potremmo bruciare uno di questi? Non capisco, cioè. Specchio forse prima, eh? No. Ah, devo rifare questa cosa ancora, madonna mia. Quindi adesso devo usare i flare. No, no, ma l'abbiamo fatto i flare. Ok, quindi che vuoi da me? Prendo le catene forse. Ah, quei guanti! Ok. I guanti sono per prendere la catena rovente, ok. Quindi ecco che le dicevo, lo scoprirai dopo che serve. Ok. E abbiamo fatto il cerchio del... Come si chiama? Il cerchio del... Quello di Stanislavski. Cerchio dell'attenzione? Reminiscenza, lasciamo per. Dovrebbe bastare, ok. Catene sono pronte. Sono tale qua da prima, tu dici che hai fatto il cerchio, non mi pare. E mo?
Mo' il giocattolo? No. Lo specchio? Non capisco che vuoi. Ma le prese di catena, questo non capisco. Ah, ok, no. Le catene sono a posto. Dobbiamo mettere lo specchio da qualche parte. Butto quando sai più o meno che devi fare, ma non si capisce come preciso vuole il gioco che tu lo faccia. Che è un problema che c'ha sto gioco, c'era pure il precedente. Che vuoi da me? L'accendino non me l'ha dato, no? Non ho proprio idea di come devo procedere, di come procede. Ci serve il fuoco, ce l'abbiamo, ci abbiamo la povera spada, ci abbiamo come accenderlo, ci abbiamo le catene, ci vuole lo specchio e qualcosa da bruciare. Come gliele devo mettere però? Mortacci sua. Provo tutte, che te ne vedi? Provato tutto, mi sa. Questo non ha senso. Qui se non devo usarlo qua. Non si può fare niente. La pozzanghera che specchia il soffitto è uno degli specchi. Questo è il secondo specchio. Ok. Ok. Ci siamo arrivati. Esatto, lei conferma. Ma mo che mo abbiamo finito però. L'ha fatto? L'ha messo? Sì. Oh. Si prosegue finalmente. Dobbiamo dire le parole magiche, ok. Cosa desidero? Che ne dici di sollevare la maledizione? Sì, mi va bene. Nemo Tsukuyomi, vieni per favore. Ma che abbiamo bruciato però? Esprimendo insomma in mente il desiderio di liberarmi dalla maledizione, chiamo il demone Tsukuyomi. Passo quella che sembra un'eternità di silenzio. Improvvisamente la stanza si fa buia e io sento freddo. Tutto è avviluppato da una strana immobilità, come se fosse l'unica persona al mondo. Quando questo sentimento, insomma, mi prende, mi cala addosso. Minchia, che idea, Azathoth, che cacchio sei? Un ammasso di carne appare dal nulla. Ah, ok, poi cresce rapidamente finché non diventa un'enorme massa di carne. E il demone Tsukuyomi è completamente assolutamente disgustoso. Tremo tutto. Non è lo spirito che mi immaginavo. Non pensavo che fosse così orribile.
Che ti immaginavi? Scappavi urlando se hai paura. Pensi che sei divertente? Se scappassi a questo punto non potrei più definirmi un idol dell'occulto. In più sappiamo entrambi che sarebbe un problema se ti lasciassi da solo e tu ti diventassi un po' troppo irruento. E quindi sei obbligato a restare come me fino alla fine. Insomma, emette delle ondate di puro odio rovente. E mo che faccio? Esaudisci. Ma che devo esaudire? Che devo garantire? Voglio... Ero super emozionato! Che voleva? Cosa voleva? Cosa voleva vedere? Capisci? Non sembrava la voce di un adulto? Sì. E l'altra che diceva voglio sembrava quella di un bambino. Ah, sono varie voci insieme poi. Ah, è un genitore che vuole esaudire i desideri di un bambino. Ah, un giocattolo, quindi. Qualcosa che un genitore vorrebbe dai genitori. Un bambino vorrebbe dai genitori. Già. Ma non ho idea di cosa possa essere, mi spiace. Potremmo usare il giocattolo del robot, che almeno è innocuo. Abbiamo una tonnellata di altri giocattoli, ma sono inquietantissimi gli altri giocattoli. La bambola che ride, la scimmia e il coniglietto impiccato. Poi ci sono varie parti del suo corpo interagibili. Ah, vuole Jennifer. Ok, Jennifer ce l'abbiamo. Era... Qual eravamo, Jennifer? Torna indietro. E cazzo, non ti fa vedere gli oggetti, mo. Qual era Jennifer? La bambola che ride? Mi pare di sì, no? Non era il gorilla, non era il coniglio, non era il robot, per forza questo era. Non si capisce se è giusto o sbagliato. Ok, dobbiamo farlo prima con tutti. Mamma mia, che cazzo ne so, chi sei tu? Andiamo per esclusione. Ok, questo è il robot. Più più bom 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 bang è il robot. Che fa rumori di arma. Ok, questo vuole la scimmia. Quindi quell'altro è il conigliino impiccato, ma davvero fai? Non abbiamo alternative, no? Dubito che sia la shotgun. Ah, però potrei... C'è pure questo, però. Cazzo, c'è pure il bastone sciolto delle maghette. Come si chiamava la maghetta? Jay, giusto? Non era Jennifer. Quindi quello o coniglino impiccato? Tra le due io direi questo. Sembra più plausibile che una bambina voglia insomma un giocattolo che un coniglio impiccato. A meno che non ci sia una quinta faccia. No.
Non hai seguito, Brusimi, non hai seguito. T'ho visto lì in fondo all'ultimo banco che facevi comunella. Vabbè, proviamo col bastoncino. Il coniglio impiccato non, cioè, non mi sembra. Ok, buono. Buono il gorilla. Buono Jennifer, ok. Buono Kaiser Robot. L'ultimo è il bastone. No! Mi ho sbagliato l'ultima. Era il coniglio. Animazione apposta. Tutto bene? Sì. Grazie pizza. Abbiamo salvato lei però. Scappa. Che facciamo adesso? Voglio di provarci però, porca miseria. Era quello che parlava della mamma, no? Sì. E sarà mica il figlio della tizia? Della deputata? Dove andiamo? Abbiamo l'ascensore e torniamo dove eravamo. Scopriremo cosa vuole nel frattempo. Non abbiamo altra scelta. Corriamo direttamente alla porta e premiamo il pulsante dell'ascensore. Non funziona l'ascensore, cioè. Ormai è la seconda volta che ci siamo. Non si apre. E che voleva? La katana nella mamma, non penso. Neanche il coniglio però. L'ascensore non collabora. Il demone sta per arrivare. Will be up shit creek. Siamo nella merda fino al collo. Ok. Sta provando a forzare la porta dell'ascensore. Ove mi dà una mano. Ma direi che non è che è un po' troppo tardi. Non esiste. Merda. Sono stato incosciente. Questo svetto ci ucciderà. Apriti. Ah, hanno aperto la porta. Sì. Faccio scivolare le mani nella fessura e la forzo. E la forza. Voglio fare una cosa però. Appena possiamo salvare, salve un altro slot. Poi voglio ricaricare prima di sto mostro, perché ho il dubbio che l'ultima non la puoi fare, secondo me. Ci manca ancora qualcosa, proprio. Però voglio provare con il conigliino morbidino lì. Ma non sarà qui. Ok, siamo entrati in ascensore. Chiudi la porta! La porta non si chiude perché è bloccata dal demone, perfetto. Che facciamo? Rinunciamo proprio ora? Muoviti! Con un ruggito do un calcio da Venezia Cuyomi con tutta la mia forza. Il calore brucia la suola delle scarpe riempendo l'ascensore con la puzza di gomma bruciata. Lo spirito si ritira abbastanza che la porta si riesce a chiudere. Ben fatto, Pizzaide. Beh, saliamo a quanto pare. Spero di poter tornare. È questione di fortuna. Perlomeno siamo al sicuro adesso. Non avrei mai immaginato che avresti preso a caccia uno spirito. Si fa prima così. Immagino di sì.
Peccato che non l'abbia fatto riposare in pace. Se fosse così facile. Per fortuna l'ascensore ci collega al tetto della torre. Arriviamo sulla terrazza. Blood Moon. Bloodborne. La luna di sangue. È stato il demone Tsukuyomi? Non è ancora finita. Se il demone Tsukuyomi controlla la luna, sarà qui ben presto. Che facciamo? Non posso inventarmi cose così dal nulla, lo sai. Dobbiamo fare qualcosa con quell'ultima faccia. Quale faccia? Quella che diceva questa non è mamma. Ma questa non è mamma? Voglio una mamma? Esatto, mi ricordo del tempio di Yamato, quei bambini che riposano in pace, esatto. Se riesci a ricordare, allora usa quel cervello per aiutarci. Cellulare. È mio. Vaffanculo. Ma stacca il tuo cellulare! Quando sei inseguito da un demone assassino. E ban. Ah, hanno svelato qualcosa? Sono io, sono un attimo impegnato al momento. Cosa? Ma sul serio? Quindi... è anche qui? Non è niente, parlavo tra me e me. Se non c'è altro devo andare. Siamo un po' occupati al momento. Ci sentiamo dopo, ciao. Non ci posso credere. Sembri particolarmente sconvolto. Hai delle informazioni eccezionali? Sì, una meraviglia. Ricordi il nome che era stato grattato via dal memoriale? Il nome era... Masaru Ishimaru? Il presidente di Sumi? Ah, il figlio, ha perso un figlio anche lui nell'incendio. Ma non è tutto. Stando agli appunti di Okayama, Masaru Ishimaru... Ah, Masaru era il piromane, esatto. Quindi il figlio ha appiccato il fuoco per salvare la mamma? Quindi sarà lui, forse, la voce che sentiamo? La pistola appartenuta... il fucile sulla scena potrebbe appartenere a un tizio... Non poteva appartenere a un tizio qualsiasi. Ecco perché era sospettosa, sospettava di Masaru. Era noto per la violenza e l'abitudine di rapire le persone. È un hobby. Tu che hobby hai? Io colleziono francobolli, io rapisco le persone. L'influenza del papà lo ha salvato dall'arresto. Più di una volta. Se lui era il piromane, allora chi si è sacrificato... Allora, colui che ha sacrificato tutte quelle persone per Edeo Tsukuyomi era lui. Masaru Ishimaru. Il tizio magro con la fucile che ho visto nella piazza dei bambini durante la visita. Buonasera, Char. Deve essere Masaru Ishimaru. Non togliamo ancora, insomma, dalla scena il padre, insomma. Sapevo cosa piaceva fare al figlio, quindi deve aver capito chi fosse piromane. E ha comunque aggiunto il nome del figlio alla lista delle vittime senza battere ciglio. L'ha contato come una vittima, è difficile indagare. E in più attira molta simpatia. Quindi sono due pezzi di merda? Esatto, spazzatura. Qualcuno era d'accordo con noi perché ha grattato via il nome dalla targa. Se Ishimaru è morto nell'incendio, allora probabilmente è parte del demone Tsukuyomi. Questo vuol dire che anche nella morte le vittime sono legate al tizio che hanno ucciso. Che le ha uccise. Se lo sconfiggeremo, le vittime dovrebbero riposare in pace. Ma come facciamo? Questo tocca a te. Prima di sconfiggerlo dobbiamo trovarlo. Ci ha trovato lui. Ma... quello può essere lui o può essere... può essere il figlio della Okayama lì. Maledizione. Che facciamo adesso? C'è una sola cosa da fare. Ora mai più. Masaru Ishimaru è lì dentro da qualche parte. Se lo trovo. Ultima scena? No, scena 2, non è ancora finita. Non finisce qui. Ah, sono aumentate le facce, mo. Porca miseria.
Mamma, mamma! Mamma, mamma, no, è già troppo generico, figlio mio. Troppo generico. Aiutami, mamma. Troppo generico. Papà, fa caldo, tanto caldo. Ok. Ho paura, mamma. E ti detti ti, figlio mio. Posso in qualche modo ripulire la cosa, cioè di far uscire il suo nome lì in qualche modo. Puntando la torcia sulla targa. No. Che lui vede il suo nome e si ricorda qualcosa. Sono tutti generici questi, con solo mamma, mamma, papà. Che ci posso fare? Tu sembra un bambino, non sembra uno che sta uccidendo gente. Abbiamo pure poca roba. Facciamo affetto, mica. Possiamo usare quasi un cazzo. Non è buono il coni. Che cazzo dobbiamo... Non lo voglio fare affetto. Questi sono i posti qua. Però non ci abbiamo proprio niente, ci abbiamo i guanti che non penso servano a qualcosa. Ah, cazzotto, lo stiamo pigliando. Come osi. Non è andata benissimo. Qui dobbiamo veramente tagliarlo, ucciderlo. Il mio dubbio è che abbiamo fallito quello di sopra prima. E potevamo evitarci sta cosa, ma non. Cioè, c'ho il dubbio che siamo già entrati in un loop negativo, mettiamola così. Magari mi sbaglio. E magari è pure ora. Ho fatto pure tardi, mannaggia. Proviamo con la katana. A tagliarlo a pezzi finché non esce fuori lui. Ma la vedo proprio come una soluzione brutta questa. Ma fammi ripartire dalla scena, maledetto gioco della malora. Fammi rifare tutto sto dialogo ogni volta. Soprattutto per ste cose che muori subito. I cazzi giapponesi non impareranno mai, oh. Cioè, guarda quanto testo prima. Facciamo un tentativo e poi stacco perché si è fatta una certa. Speravo di finirla stasera, ma oggi pomeriggio. Preferenze?
Abbiamo pure colpito quello giusto. Cos'è quella spada? Punto la spada al demone Tsukuyomi e lancia un urlo terrificante. Sei Masaru Ishimaru. Si spaventa e deve esserlo. Mi fa sorridere e sollevo l'arma con fiducia. Scatto in avanti mirando la faccia di Ishimaru. E come fa? Ok. Schigliamo le catene. Muori Ishimaru! Trema di paura, sangue schizza ovunque, ricoprendomi. Quello è l'attico di Miroku. Non c'è tempo, devo fare qualcosa. Sangue annerito. Ah, perché siamo a porte di sangue. Gli attacchi fisici non lo sconfiggono. Altre idee? Per sconfiggere lo spirito devi usare qualcosa di soprannaturale o una specie di rituale. Ma non possiamo farlo adesso. Quindi il modo migliore è ascoltare il suo desiderio. Non essere sciocca. Non possiamo mica assolvere il suo desiderio. Quindi che facciamo? Lo sa. Lo spirito inizia a lamentarsi. Taglia, taglia, taglia. Non so che fare. Qual è il desiderio di scenario? Riguardava la mamma, no? Che abbiamo? Abbiamo lui proprio tutto, tutto sano sano. E questa roba qua. Qual è il tuo desiderio? Il mio desiderio? Il mio desiderio è di portare in vita la mamma. Esatto, allora si era capito. Che diamine! Ehi, Pizzide! Ecco perché hai sacrificato le persone per il rituale. Ora portami mamma, riportala in vita! Se tocco il sangue, magari la visione della emometria. No? Il sangue può avere proprietà magiche, è vero, ma come faccio a usarlo? Le maledizioni usano spesso il sangue, quindi se scrivi qualcosa nel sangue, col sangue sul demone, ha molto senso. Sei molto astuta. Potrebbe funzionare. Potrebbe essere il modo per sconfiggere il demone Tsukuyomi. Che scriviamo? Lascia che le vittime trovino pace. Uso il sangue per scrivere il desiderio perché le vittime trovino la pace. Tutti gli ostaggi che sono diventate vittime riposino in pace. Ostaggi in pace? No, non glielo permetterò. Sono i miei sacrifici per avere il mio desiderio. Quali sacrifici? Sì, sacrifici! Sacrificherò anche te! No, non è giusto. Dobbiamo mandarlo a diavolo, dobbiamo mandarlo? Ma davvero? Vabbè, lo proviamo un'altra volta. Ma... Il problema è che quando ricarichiamo ci farà ripartire dall'ultimo salvataggio e quindi è tipo un'ora fa. Magari vedo di accelerare fuori live quando sarà. Ma mo se è fatto troppo tardi, se no non ceno più stasera. Vabbè, bella gente. Mi spiace che non siamo riusciti a quagliarlo entro tempi accettabili, ma ci aggiorniamo. Non so se c'è la possibilità che ci provi
in tarda serata come ieri, potrei anche fare sta cosa se c'ho tempo, ma mo vediamo, se no se ne parla domani sera probabilmente. Domani pomeriggio salvo sfighe che non mi voglio chiamare Yakuza Zero, che ho già dimenticato come si gioca. Boh, buon proseguimento di serata, alla prossima.